Salve a tutti, oggi voglio farvi vedere come verniciare correttamente a bomboletta, compreso anche il trasparente 2K. Segui Flavio, tutto fare, è impossibile sbagliare. Un tutorial per partire e già sai che cosa fare. Non restare ad impazzire, vedi come riparare. Perché è facile capire se c'è Flavio, tutto fare. Molti di voi che mi seguono mi chiedono sempre: Flavio, come faccio a dare correttamente il trasparente a bomboletta? Perché a volte mi viene opaco, a volte mi cola, a volte non è lucido, a volte mi fa delle ragnatele, dei sbiancamenti, delle bollicine. Quindi io vi spiego adesso tutti i trucchetti che conosco per farvi venire un lavoro perfetto. Io andrò a riverniciare uno spoiler di una Kia, gli cambierò colore da bianco a blu metallizzato, vi faccio vedere come si fa tutta quanta l'operazione. Ecco Andiamo il pezzo avanti. che io voglio verniciare, vedete? È un alettone di una Kia. Lo voglio fare diventare blu metallizzato. Adesso a me questo pezzo non serve, quindi posso farlo del colore che voglio. Ho preso questo, un SEAT S5S, proprio per farvi vedere come applicare correttamente il trasparente e il colore su un pezzo del genere. La prima cosa che c'è da fare, questo ricordatevelo sempre, qualsiasi cosa volete verniciare, a meno che non usiate il Plastidip, dovete sempre carteggiare, perché il Plastidip non si carteggia, ha un'adesione diretta. Qualsiasi altra vernice va carteggiato, se no si spella, si sta. Prendo una 600 e comincio a passarla dappertutto. Va bene anche la 800, insomma, non è un problema. Tra 600, 800 e 1000, una di queste carte qua. Io per i lavori miei professionali utilizzo la 600 perché ha un grande potere abrasivo, dura di più e soprattutto mi garantisce che poi non si spelli nel tempo. Quindi lo passo tutto bene dappertutto, anche sui bordi. Se notate qualche scheggiatura, qualche sassolino, qualche cosetta, insistete un po' di più e lo portate a livello, a liscio praticamente, che col dito non sentite più lo scalino, e poi dopo verniciamo. Una volta che ho carteggiato tutto quanto, passo il Next Clean, che è un antisiliconico per carrozzeria a spruzzo, quindi lo passo bene dappertutto. Bagno bene e poi col panno carta o con un panno di cotone pulisco bene. Sgrassate bene sempre, è importante, perché se no la vernice tende a fare delle aperture superficiali. Perché dove ci sono le molecole di grasso, la vernice non attacca e si apre, fa dei buchetti, non so se l'avete mai notati. Bene, fatto questo, siamo pronti per cominciare a spruzzare. Quindi levo quello che non serve dal tavolo, prendo la bomboletta del colore e comincio ad agitarla per almeno 60 secondi. Ok, una volta che sento che è abbastanza liquido, metto il manico questa volta e comincio a spruzzare. Parto da una parte, vedete, una mano leggera in questo modo qua. Anche il dietro, ovviamente l'alettone è composto da due parti. Aspetto proprio un minuto a 20 gradi, perché è il tempo che si asciughi correttamente, e parto con una mano piena. Fate bene anche i bordi sempre. Come vedete non è coperto paro perché non c'è fretta di coprire. Ricordatevi sempre, non abbiate fretta di coprire, perché se no fate delle colature, fate delle schifezze. Tanto prima o poi ci si arriva a ottenere il colore omogeneo. Do una mano anche dietro, intanto. Adesso lascio asciugare di più, diciamo circa 10 minuti, e poi vado a dare la seconda mano. Ok, appena vedete che da traslucida diventa opaca, come in questo caso, che è asciutta praticamente, vado a dare la seconda mano.
diciamo da una distanza di circa 20 cm, cercando di essere più omogeneo possibile. Adesso vedete com'è omogeneo? Diciamo che sono in copertura al 90% e quindi lascio asciugare altri 10 minuti. Stessa storia quando il colore da traslucido vira a opaco, come in questo caso, vado a dare l'ultima mano. Ho l'ultima mano, siccome ho già coperto con due mani, la rissa è molto semplice, sono due mani più quella d'adesione, vado a darla da un po' più lontano e più leggera, facendo tipo una nebbiolina, in modo tale che mi serve per raggiungere sia la tonalità esatta della colorimetria, sia per smacchiare eventuali nuvolette o macchie che ho fatto con il metallizzato, perché questo è un metallizzato. Quindi questa è la mano di smacchiata, guardate come si fa. Più lontano, 30-40 cm, e vado in questo modo qua a depositare tutta questa, diciamo, nebbiolina sopra. Vedete? Non stacco mai il grilletto, eh? Perfetto. Lascio asciugare nuovamente e andiamo a dare il trasparente. Intanto faccio anche dietro. Una volta che è asciutto completamente il colore, la base opaca, chiamiamola, col nome corretto, bisogna passare il trasparente entro una, massimo 2 ore. Non c'è un tempo predefinito per quando sia asciutta completamente, però lo vedete perché diventa opaca, se toccate sui bordi o dove avete verniciato è asciutta e non stringe più e può ricevere il trasparente. Quindi possono passare 10 minuti, fa un po' più freddo 15, insomma il tempo che ci vuole, deve essere completamente asciutta perché il solvente del trasparente altrimenti aggredirebbe il colore sottostante. Vado a prepararmi l'oggetto del video, il trasparente 2K, quello con l'attivatore, vedete? Metto questo pulsantino rosso al di sotto dove c'è questo bottoncino e con un colpo deciso vado ad attivarlo in questo modo qua. Ve ne accorgete perché poi comincia a fare questo lavoro. Ovviamente potete batterlo sul pavimento, potete usare un attrezzo se non ce la fate con la mano, non è un problema, lo battete qua così, lo spingete e fa la stessa funzione. Una volta attivato va mescolato accuratamente per 1 minuto. Attenzione, se non lo attivate la bomboletta spruzzerà uguale, ma soltanto trasparente senza catalizzatore, quindi non si asciugherà mai. Ricordatevi sempre prima di spruzzare di attivarla. Ovviamente una volta attivata va consumata per intero entro 24 ore, altrimenti si secca tutto il prodotto che c'è all'interno e non spruzza più. Si può allungare la vita mettendola in frigorifero, ma di qualche giorno, non di più. Ok, mi raccomando, i primi spruzzi sempre di prova. Do la prima mano di adesione, come sempre, leggerissima, vedete? Molto polverosa. La faccio appassire un attimo, che evaporino i solventi, diciamo 30 secondi, 1 minuto, non di più, e poi vado a dare la prima mano piena. Vi faccio vedere come si fa anche da vicino. In primo piano, così, vedete? Deve venire lucido, bello bagnato. Non abbiate fretta e paura, perché meglio una colatura che il pezzo tutto, diciamo, a buccia, bruciato. Come deve risultare lucido? Così, già questa è una buona finitura. E continuo. Distanza anche 10 cm posso arrivare. In gergo si dice schiacciare bene il trasparente. Ogni tanto agitate nuovamente per ridare potenza al composto. Guardate come si colora la lampada. Adesso si vede bene. Incrociate anche i passaggi, insomma fate in modo che si bagni bene. Ok, qua i tempi poi di asciugatura sono fissi, quindi bisogna aspettare un quarto d'ora a 20 gradi e poi diamo la seconda mano. Se fa un po' più caldo aspettate un po' di meno, se fa meno caldo o un po' più freddo, diciamo, aspettate di più. Vado a dare la seconda ed ultima mano. Stessa procedura, parto da una parte,
possibilmente anche la stessa, non è un problema, e finisco qua, sempre a una distanza inferiore di 10-15 cm, cercando di lasciare la superficie già bella liscia. Quando spruzzate il trasparente, guardatelo a 45 gradi con lo sguardo. Non vi mettete sopra dritti perché non lo vedete. Sempre a 45 gradi. In questo modo qua, come sto io. Finito, vi faccio vedere come deve risultare bello lucido. Eccolo, come deve risultare già bello lucido, riflettente. Adesso questo è un altro solido, la buccia leggermente si stenderà durante l'asciugatura e verrà a specchio. Alla fine non è niente di difficile, però bisogna seguire determinate regole scrupolosamente. Le mani che potete dare con il colore sono al massimo 3. Se andate troppo oltre i micron consentiti dal tipo di vernice che state utilizzando, incorrerete senza dubbio in qualche tipo di problema. Ad esempio una buccia grossolana, oppure delle crepe superficiali addirittura. Quindi insomma, fate esattamente come ho fatto io, 2 mani e mezza, massimo 3. Dopodiché, una volta che si è arrivati in copertura, lasciate asciugare completamente il colore, la base opaca, quando è un metallizzato, e date il trasparente. Il trasparente va dato, come vi ho detto io, una prima mano di adesione per evitare poi che ci siano delle colature quando andate a caricare il prodotto. Caricare intendo bagnare bene, e poi dare 2 mani piene, belle stese. Datele direttamente già lucide, come dico sempre io, e per il trasparente non è facile perché spesso si ha paura di colature, perché spesso si sono avute delle esperienze negative, però va dato così. Se non lo date in questa maniera qua, poi dopo vi tocca carteggiare e lucidare, perché rimane a buccia brutto, cioè rimane a volte addirittura opaco, satinato, non riflette la luce come dovrebbe, e quindi tra l'altro vi può cambiare anche la tonalità del colore. Fate attenzione anche a queste cose qua, perché per la colorimetria sono importanti. Per il resto poi insomma l'avete visto, vi lascio in descrizione i link di tutti i prodotti dove potete trovarli, ma tanto stanno tutti sul sito di vernicespray.com. Spero che il video vi sia piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao, al prossimo tutorial. Facile capire se c'è Flavio tutto.